Adesso immaginiamo l'asta che corre su questi binari, ma senza toccarli. Cioè l'asta deve essere isolata dal resto del circuito. Magari scorre sui due binari, ma c'è un materiale isolante che impedisce alle cariche elettriche positive, convenzionalmente positive, di poter proseguire lungo il resto del circuito nel loro moto. Possiamo addirittura immaginare che ci sia solo l'asta senza le guide e senza il resto del circuito. Però i binari ci servono per ragionare sulla circuitazione. Per questo li lasciamo. Le cariche elettriche, spinte dal campo elettromotore, si accumulano all'estremità dell'asta. Le cariche positive si accumulano in basso, in D, le cariche negative in C. Questo processo di accumulo non può continuare all'infinito perché, man mano che si accumulano le cariche, respingono ulteriori accumuli, cioè respingono altre cariche che cercano di essere spinte verso il basso. Questo accade perché le cariche positive già presenti qui e le cariche negative in alto generano un campo elettrostatico che va appunto dalle cariche positive a quelle negative e si crea anche una differenza di potenziale con il polo a potenziale maggiore in D e il polo a potenziale minore in C. Questo campo elettrostatico si può vedere proprio come generato da questa differenza di potenziale tra D e C, che io ho chiamato delta V uguale VD meno VC. E il campo elettrostatico quindi è questo delta V diviso la lunghezza L dell'asta. L'equilibrio tra la spinta, la forza di Lorentz che spinge queste cariche positive ad accumularsi ancora e la forza elettrica dovuta al campo elettrostatico che impedisce un ulteriore accumulo e quindi respinge le cariche positive verso l'alto, l'equilibrio tra queste due forze si raggiunge quando le forze sono uguali in modulo. Quindi la forza di Lorentz è uguale alla forza elettrostatica. Dall'uguaglianza di queste due forze si ricava che il campo elettrostatico è uguale al campo elettromotore indotto. Quindi questi due campi elettrici, di natura molto diversa uno dall'altra, sono uguali opposti nell'asta. Al di fuori dell'asta il campo elettromotore non c'è, è tutto confinato tra C e D, mentre il campo elettrostatico si trova anche nel resto del circuito. E va dal polo positivo D al polo negativo C, sia dentro l'asta che nel resto del circuito. Se andiamo a fare la circuitazione di questo campo elettrostatico, infatti troviamo che è zero. Partiamo per esempio dal punto C e percorriamo in senso antiorario, che è il verso che abbiamo scelto per convenzione come positivo, percorriamo il circuito in senso antiorario. Abbiamo contributi alla circuitazione che sono negativi fino a tre quarti del circuito, quindi tutto questo primo pezzo è tutto un contributo di circuitazione negativo, che viene però esattamente compensato dal contributo positivo dell'ultimo tratto, quando troviamo il campo elettrostatico che è orientato al dritto, diciamo nello stesso verso in cui noi percorriamo il circuito. Invece nei primi tre quarti di circuito il campo elettrostatico ce lo troviamo in verso contrario. Per questo la circuitazione, un contributo alla circuitazione all'inizio è negativo, poi c'è un contributo positivo e nel complesso la circuitazione del campo elettrostatico fa zero. Viceversa, la circuitazione del campo elettromotore non fa zero perché quando andiamo a fare la circuitazione lo troviamo solo nell'asta e sempre nel verso contrario, almeno in questo esempio. Infine possiamo calcolare la differenza di potenziale tra D e C, invertendo la formula che abbiamo visto prima. Delta V uguale campo elettrostatico per la lunghezza dell'asta, ma il campo elettrostatico abbiamo visto che a regime è uguale al campo, è opposto al campo elettromotore, e quindi questa differenza di potenziale vale VBL, perché il campo elettrostatico è uguale al campo elettromotore in modulo, campo elettromotore valeva VB. Ricordiamo anche che la forza elettromotrice indotta valeva meno VBL, e quindi questa differenza di potenziale è uguale opposta. È uguale opposta alla FEM. Del resto il segno meno è ovvio, si capisce perché quando andiamo a fare la forza elettromotrice, si tratta della circuitazione del campo elettromotore indotto e troviamo il campo elettromotore nel verso contrario, quindi ha una FEM di segno negativo, mentre invece quando andiamo a fare il prodotto del campo elettrostatico per la lunghezza da D a C, la lunghezza dell'asta, troviamo il campo elettrostatico nel verso positivo. E quindi questa delta V è positiva. Se adesso rimettiamo in contatto l'asta con i binari, come
Questa differenza di potenziale tra DC sparisce perché le cariche elettriche non si accumulano più all'estremità dell'asta, essendo invece adesso libere di poter percorrere tutto il circuito trasportando la corrente elettrica. Perciò rimane il campo elettromotore indotto da C a D e sparisce il campo elettrostatico dal resto del circuito. Se invece come ultimo caso apriamo il circuito, per esempio quassù in alto a sinistra, l'accumulo delle cariche elettriche avviene ai capi dell'interruttore. Infatti il campo elettromotore indotto spinge le cariche elettriche positive facendole accumulare non più qua in basso all'asta, in fondo all'asta, ma le fa accumulare fino a qua, a questo punto. E queste cariche positive le ha prelevate da quest'altra polarità qui, da quest'altro elettrodo, le ha spostate da qua facendogli fare tutto il giro. Quindi qua si crea un accumulo di cariche negative, più o meno. Ecco qua una differenza di potenziale con un campo elettrostatico che qui nella parte aperta va verso destra e nella parte chiusa del circuito va nel verso positivo, cioè antiorario. In pratica questa è la stessa identica situazione che abbiamo visto prima, quando l'asta era scollegata dai binari con accumulo di carica ai capi dell'asta, con l'unica differenza che essendo invece adesso l'apertura del circuito in alto a sinistra, questo accumulo di carica non avviene ai capi dell'asta, ma avviene ai capi dell'interruttore, cioè tra questi due punti. In conclusione, riepiloghiamo le cose principali che abbiamo visto in questo video. Quando l'asta è scollegata dal resto del circuito e si muove verso destra nel campo B, il campo elettromotore indotto, che in pratica è la forza di Lorentz, fa accumulare le cariche elettriche positive in basso, prelevandole dall'alto della barretta. Man mano che procede l'accumulo di cariche, si crea questo campo elettrostatico dal basso verso l'alto, generato dalla differenza di potenziale che si è creata tra D e C. L'accumulo finisce quando la forza elettrostatica, che respinge ulteriori accumuli, diventa forte, intensa, esattamente quanto la forza di Lorentz. I due campi che si sono formati dentro l'asta sono uguali opposti, il campo elettrostatico e il campo elettromotore, e per calcolare la DDP che si crea tra D e C, moltiplichiamo il campo elettrostatico per la lunghezza dell'asta, ma il campo elettrostatico è l'opposto del campo elettromotore e quindi questa DDP è esattamente l'opposto della FEM. In pratica, da un punto di vista intuitivo, la FEM negativa la interpretiamo come l'esistenza, la presenza di un campo elettromotore che va verso il basso nell'asta, negativa perché noi siamo abituati a orientare in senso antiorario. Il circuito, quindi questo campo elettromotore è negativo e fa una FEM negativa. Invece la DDP è associata, anzi genera questo campo elettrostatico positivo perché va verso l'alto e perciò la DDP ha un valore positivo.